Un caro saluto a chi ci segue da casa, un ben trovato a Monsignor Ignazio Petriglieri, responsabile della cultura della diocesi di Noto. Cinque domande a Monsignor Petriglieri, a bruciapelo. Lui conosce qualcosa, ma noi andremo a fondo anche perché qualche settimana fa abbiamo parlato con lui del sinodo sulla famiglia. Riprenderemo qualche argomento, ma soprattutto punteremo su tanti temi definiti caldi che animano il dibattito all'interno della Chiesa. Monsignore, la Chiesa accetta o condanna l'omosessualità? Guarda, questa è una domanda veramente dura, perché bisogna essere anche chiari, bisogna essere chiari in questo senso, e quindi l'impegno è proprio questo. Se noi andiamo un po' al magistero recente della Chiesa, con una nota dell'allora cardinale Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che scrisse appunto una nota sulla cura pastorale delle persone omosessuali. Poi, quando fu pubblicato da Papa Giovanni Paolo II il Catechismo della Chiesa Cattolica, si ribadisce di nuovo la posizione della Chiesa sulla omosessualità. Allora, noi non possiamo, alla luce di questi documenti, ma anche della tradizione, noi non possiamo metterci in una posizione di giudizio o di condanna sull'omosessualità. Perché? Anzitutto c'è una considerazione da fare. Quello che interessa soprattutto al cristianesimo, quindi alla Chiesa come istituzione, è la persona. Allora noi dobbiamo incentrare la nostra relazione sulla persona che abbiamo davanti, che la persona sia maschio, femmina, omosessuale o altra condizione. Questo è secondario. A noi interessa prima di tutto la persona che abbiamo davanti. E in che senso ci interessa la persona? Perché noi con la persona che abbiamo davanti abbiamo un rapporto evangelico. Quindi è il Vangelo che deve costituire. Qual è la prima nota del Vangelo? Quella che sottolinea la dimensione relazionale è la carità. Quindi io davanti a una persona. La Chiesa si è posta in questa condizione. Se ci sono stati pronunciamenti a volte di condanna su questo, come troviamo a volte anche nella Bibbia, soprattutto in San Paolo, sì, noi vediamo che questo è stato per un retaggio culturale, cioè non è soltanto un fatto cristiano legato al cristianesimo, ma è un fatto culturale che vedeva l'omosessualità come una stranezza. Prima addirittura era considerata una malattia, lo sappiamo benissimo. Adesso è stata cancellata dalla sequenza, dall'elenco delle malattie, perché in effetti è una condizione che poi una persona la vive in modo drammatico o in un modo sereno, è un altro discorso. Allora a noi interessa che si pensi alla persona, questo è fondamentale, senza avere nessuna ombra di giudizio, nessuna ombra di condanna. E su questo dobbiamo avere anche una certa cura, una certa attenzione, perché di solito, ma soprattutto in passato, la società aveva le condizioni della omosessualità un grande pregiudizio. E lo si vedeva nelle persone che venivano emarginate, in queste condizioni appunto di... a volte anche venivano annullate dalla società, da una istituzione, dalla stessa famiglia. Viveva con dramma questa condizione. Mi perdoni, Monsignor Petriglieri, ma se io spostassi l'argomento dal generale, come sto facendo, e lo porto nel particolare, l'omosessualità all'interno della Chiesa? Guardi, noi dobbiamo dirlo con assoluta serenità. All'interno della Chiesa ci sono molte persone omosessuali, sia nell'ambito maschile, sia nell'ambito femminile.
Ora, il nostro... È un fatto moralmente accettabile? Un fatto moralmente accettabile che non possiamo nemmeno mettere sull'ombra del giudizio, non possiamo pronunciare un giudizio. E il fatto, giustamente, che si crei quella condizione perché si viva nell'autenticità personale. E questo è quello che voglio contare. Gesù stesso diceva, a proposito dell'omosessualità, lo troviamo già nei Vangeli, soprattutto nel Vangelo di Matteo, che ci sono tre tipi di eunuchi. L'eunuco era il termine che indicava l'omosessuale. Gli eunuchi che nascono così dal seno della propria madre. Gli eunuchi che diventano, perché lo diventano, e quelli che si fanno eunuchi per il regno dei cieli. Cioè quelli che accettano quello che oggi chiamiamo celibato o nubilato, se sono preti o se sono suore. Quindi noi già lo vediamo nella mentalità e lo fa con un'assoluta, è un'elencazione che viene fatta con un'assoluta serenità. Quindi significa che nella Chiesa c'è la presenza di persone omosessuali, anche tante persone che si mettono a servizio, che hanno una sensibilità particolare, e questo non comporta assolutamente una classificazione, non comporta nemmeno un fatto di emarginazione. Questo non lo possiamo assolutamente considerare, come nella società. Quello che un po' adesso a un certo punto disturba in questo senso, disturba nel senso che è controproducente, è questa manifestazione dell'orgoglio omosessuale, i famosi gay pride, che vanno contro questa condizione. Dico, se è una condizione umana, antropologica, che dura dall'antichità, e noi lo vediamo anche nell'antichità, i grandi, grandi filosofi, si diceva anche di Platone, ad esempio, si diceva anche di Socrate, che sono essere sposato con la moglie Santippe, quindi sono tutte, poi con i giovinetti, una condizione, si diceva anche di Alessandro Magno, condottiero, qualcuno sostiene anche di Cesare. Quindi questa attenzione per i giovanetti, per la... Non vorrei fosse una peculiarità dei grandi, perché abbiamo nominato... Guardi, anche a livello musicale, ad esempio, uno dei Tchaikovsky, pare che fosse, pur essendo sposato, pare che vivesse con dramma la sua omosessualità, grande autore russo, come anche Franz Schubert, che è molto giovanissimo, appena 31 anni, pare che fosse anche lui omosessuale. Quindi, e questo noi non sappiamo che cosa succeda all'interno della personalità, all'interno di un grande. Sono tutte dati di fatto. Ora, la Chiesa non può assolutamente, come dicevo poc'anzi, mettersi in una posizione di giudizio o di condanna, perché fin quando non viene fatta in un modo così sperticato, e in un modo dissoluto, la persona omosessuale deve sentirsi integrata all'interno della vita cristiana, dell'esperienza cristiana. Perché ogni eccesso, lo insegna, ogni eccesso è sempre dannoso. Volevo cambiare argomento, volevo parlare della pillola contraccettiva, ancora oggi condannata dalla Chiesa. Eppure sono passati più di 50 anni da quando Paolo VI per la prima volta tuonò con la sua voce condannando questa pillola. Sì, questo è difatti e ancora non è stata superata questa, a distanza di 50 anni, il pronunciamento della One Vita, che fu appunto il documento dove Paolo VI affermò questa dottrina della Chiesa, non è stata ancora smentita e quindi dura ancora. Perché? Anzitutto per una concezione della sessualità, perché da un punto di vista tradizionale, magisteriale, teologico, la sessualità è vista con una finalità procreativa. E qui c'è tutto il magistero della Chiesa alle spalle, la tradizione, anche se da questo punto di vista ci sono dei superamenti, perché la sessualità non ha soltanto un fine procreativo, ha un fine unitivo. E noi dobbiamo considerare con libertà e con obiettività che l'atto sessuale fra un marito e una moglie, visto all'interno del matrimonio, è il momento più alto dell'unione, perché il momento fisico dell'unione che rispecchia anche l'aspetto interiore. E quindi ciò, tant'è vero che la dottrina della Chiesa dichiara nullo un matrimonio
celebrato e non consumato, creato e non consumato, perché la consumazione dell'atto sessuale è fondamentale per la vita di due corpi, cioè, perché è questo. Il fatto che la contraccezione, nella fattispecie della pillola, sia, adesso non so se si può parlare più di condanna, sia condannata, ma possiamo parlare che sia sconsigliata attualmente, perché poi c'è una coscienza dentro di noi. E infatti, secondo me, la Chiesa condanna, sconsiglia, se vogliamo, tutto ciò che fa male alla persona. La pillola contraccettiva che cosa fa? Io non ho competenze mediche, però scombussola un processo ormonale che ha i suoi effetti collaterali. Tant'è vero che noi a volte produce l'infertilità, l'infecondità nel caso della donna, o crea dei problemi a livello fisico, problemi di neoplasie e così via. Quindi in questa dimensione noi vogliamo vedere che la Chiesa sconsiglia tutto ciò che fa male alla persona, tutto ciò che produce male. Quindi non tanto la contraccezione in sé come principio per non far figli in questo senso, ma la pillola in quanto un elemento esterno che produce un male alla persona. Ecco perché noi dobbiamo vedere. Noi non possiamo dire che adesso la sessualità è vista soltanto a fini procreativi. Questo lo diceva Sant'Agostino nella sua mentalità di un tempo, che definiva il matrimonio remedium concupiscentiae, cioè era per venire fuori dalla concupiscenza, dal concubinato, da tutti gli atti immorali. Allora ci si sposava per rimediare. Questa è una concezione superata. Il matrimonio ha un valore sacro in sé, a prescindere che sia cristiano o che sia laico. Quindi ciò che conta assolutamente in questo senso è capire che la sessualità va vissuta nella sua dimensione più alta, perché la si può anche considerare in senso animalesco. E allora qui abbiamo le violenze, gli stupri, anche la pedofilia, tutte queste fanno, se dobbiamo chiamare, deviazioni della dimensione sessuale. Queste sì vanno condannate, e qui non si può essere teneri, non si può essere così molto morbidi, bisogna condannarli, ma rivedere in questo senso il dinamismo della vita sessuale di una coppia è fondamentale, sempre vista all'interno del matrimonio. Ecco perché noi parliamo in termini generali, in termini ufficiali. Non possiamo entrare poi nella coscienza della persona, perché c'è un detto del cardinale Newman che diceva: la coscienza è il primo dei vicari di Cristo. Quindi addirittura supera anche il Papa, la Chiesa, eccetera, farsi guidare dalla propria coscienza. E se noi la formiamo, questa coscienza ci porta sulla buona strada. Siamo alla fine della nostra trasmissione. Ringrazio Don Ignazio Petriglieri, ringrazio quanti ci hanno seguito da casa. L'appuntamento è per le prossime trasmissioni.